sostenitore di questa attività è stato lui che in qualche modo ha voluto lanciare l'insegnamento 2000 a questa attività. Sì, grazie. Intanto meglio ce l'abbiamo che cosa concretezza che vuole avere 5 minuti, quindi voglio dire poi lo stile nostro, lo stile delle imprese, della Camera di Commercio, insomma voglio ringraziare soprattutto voi, non tanto la presenza, ma perché devo dire degli oggetti camerali, non solo la presenza, ma soprattutto perché sono ci seguiti i nostri progetti, i nostri programmi, ringraziamo in particolar modo l'università, quindi Silvio Franco e anche se si è aprito una testa di impresa, ma insomma anche di nuovo sono lì perché vengono di giunta camerale, quindi fa piacere che si vivono certi momenti anche in maniera collegiale, non dimenticando chiaramente il segretario generale e il vice direttore del CERS. Ma guardate, io sintetizzo molto brevemente, penso che questa è un'operazione soprattutto per fare cultura di impresa. Abbiamo bisogno a livelli molto più alti, abbiamo bisogno nella nostra Italia, abbiamo bisogno anche della nostra provincia, perché penso che sfide come quelle che si sono presentate, che si presenteranno, insomma, abbiamo bisogno di imprese, vuol dire, che si interessano anche allo sviluppo sostenibile della PAC, ma che siano trovate culturalmente ad affrontare le esigenze che ci sono, e quindi mi fa piacere vedere un mix giusto, insomma, le imprese che rappresentano sicuramente il presente, ma anche le imprese che rappresentano anche il futuro, insomma, vedo tanti giovani, quindi imprese singole, imprese sociali, cooperative, quindi insomma penso che questa sia la strada giusta, insomma, una delle strade giuste che abbiamo imboccato, e allora però le cose bisogna darle anche, come diceva Silvio Franco, insomma, continuità, ma soprattutto strumenti, è proprio per questo che abbiamo istituito presso la Camera di Commercio lo sportello per la responsabilità sociale dell'impresa, che fa parte di uno dei 50 sportelli a livello nazionale e a sede presso il CEPAS, ma che insomma vuol dire fa parte di un progetto dell'Unione Nazionale Unicamere. Quindi la nostra Camera di Commercio, diciamo sempre più in un sistema a rete, la nostra Camera di Commercio, diciamo così, che può far parte, diciamo, di un contesto più generale. D'altronde questo discorso è la seconda fase, poi ci sarà la terza, ma insomma quella della responsabilità sociale è la seconda fase, a mio avviso, perché la prima l'abbiamo iniziata nel 1999, quando con il Camera di Commercio abbiamo pulito tutti i vari contributi e fondi che tutto che davamo, perché i turisti, cioè le imprese che hanno appunto il tasso di interesse, non è che abbiamo risolto, in maniera diversa, per esempio per quello che riguarda il credito dei consorzi fidi, per quello che riguarda, diciamo, perché i turisti ci vogliono fare un progetto che è in tuscia, insomma noi ci interessa promuovere il territorio, perché promuovere il territorio a nostro avviso lo promuoviamo anche le imprese, però l'unico contributo a fondo perduto che va direttamente alle imprese che abbiamo lasciato è proprio quello, diciamo così, che riguarda le certificazioni di qualità, la responsabilità sociale, la sicurezza sul lavoro, le SOA, insomma, voglio dire, il sistema di controllo della produzione, cioè era evidente che noi dovevamo fare un salto di qualità, uno scatto in avanti, perché la nostra provincia è una provincia ricca di prodotti, di territorio, di culture, però è una provincia dove esistono soprattutto micro e imprese, quindi diciamo questa organizzazione di imprese ha bisogno di aiutare l'impresa a emergere, quindi da una parte ma anche uscire le imprese, dall'altra parte però aiutare le imprese, diciamo, a mettere quantomeno una linea pari per competere a livello nazionale e anche a livello europeo. Insomma anche qui posso dire che abbiamo dato in 13 anni, abbiamo finanziato oltre 700 domande, che non sono poche, nostra provincia, e abbiamo, come dico prima, contribuito con un contributo a fondo perduto con un importo che supera il milione di euro, quindi insomma c'è una risposta, ecco, alla domanda c'è una risposta. E nel 2012 abbiamo erogato 70, contributi a 79 imprese,
per un importo che è circa 193.000 euro, quindi diciamo sono cifre importanti per una carta di commercio che complessivamente, come dire, quanto facciamo il bilancio per quello che riguarda la promozione in generale a circa 2 milioni di euro da spendere, perché poi questo è sono 100.000 euro, 200.000 euro, però come dire, il segnale che abbiamo dato è proprio questo, perché spesso le imprese hanno proprio certificazione anche della delibera e hanno bisogno della sua opera di certificazione di qualità, e quindi in caso di questa crediamo che sia opportuno. Non ci siamo fermati qui, perché sempre in un'unione camerale facciamo parte di un progetto appunto della Dinecomi, quindi voglio dire che prevede attività formative e informative, attività promozionali che coinvolge anche qui la pubblica amministrazione, gli studenti delle scuole medie, insomma voglio dire un lavoro che ci sta dando dei frutti. Allora penso che ripeto, dobbiamo andare avanti. Questa noi dobbiamo in qualche maniera essere un faro, no? Qualcosa che dà una speranza, come si dice, no? Che per la crisi è difficile, è complicato, però poi una speranza la dobbiamo dare alle nostre imprese, al nostro territorio. Allora penso che diciamo che siamo già pronti per il programma 2013, e faccio mie anche le proposte che faceva il professor Silvio Franco, insomma, sulla questione dell'imprenditoria femminile, sulla questione, diciamo così, della rete economica, ma soprattutto dobbiamo dare un quadro particolare ai giovani e alle giovani che vorranno fare questo, perché penso che insomma noi dobbiamo dare un futuro a questa nostra provincia, a questa nostra camera del commercio, che passa per mille cose, insomma, alle imprese strutturali, alle imprese che riescono a stare sul mercato, ma che devono trovare un nuovo rifiuto nelle giovani generazioni. Ecco, con questo impegno io vi ringrazio. Ringrazio, diciamo, per stare vicino alla Camera di Commercio e per i nostri progetti, perché vedete, a volte, come dire, si fanno delle scelte anche in solitudine. Quando abbiamo cominciato, iniziato questa strada, eravamo, come dire, speranzosi ma dubbiosi. Oggi possiamo dire, insomma, che è il percorso avviato, che ci dà soddisfazioni, ma che soprattutto grazie a voi.